Un saluto a tutti e bentornati su GDR Land su Atom RPG. Allora, dovevamo uscire da Paragon. Basta. Dov'era là? L'area. Ah, eccolo qua. No. Questo è qui? O sono le radiazioni quelle? No. Io direi che sto giro ce ne andiamo verso Krasno in modo che andiamo un po' avanti con la trama principale. Dobbiamo trovare Fidel. No, torniamo a Otrad Noie. Potrei andare anche alla fabbrica abbandonata per risolvere il problema dei banditi. Potrei andare a Otrad Noie, vendere la roba al. Sì. Che succede? Un normale abitante della landa cammina verso di te. Vuoi parlare con lui? No, evitiamolo. Ok, siamo tra di noi. Vendiamo un po' di roba. Dovrei avere qualcosa, no? Tutta sta carne, vabbè, le munizioni io le tengo, però. Oddio, non è che. Quanto ho di peso? 9 mm, il punto è che non ho le armi. Parte che fucili e carabine ho solo 35. No, volevo vedere il peso un attimo, però dov'è? Ah, eccolo qua. 36, che sta benzina pesa tanto. Poi l'acqua, vabbè, questo no, le bottiglie non. Pesa 1 kg però, eh. Sapete cosa? Ce ne andiamo direttamente alla fabbrica abbandonata. Cioè, sì, dove sono i banditi. Il capo del villaggio di Otrad Noie ci aveva chiesto di risolvere la questione banditi una volta per tutte. Abbiamo trovato la talpa che lavorava per i banditi qui a Otrad Noie. Abbiamo preso un lasciapassare, una sorta di documenti che usano i ladri per riconoscersi fra loro, i malviventi. Quindi io volendo potrei infiltrarmi nel loro accampamento, provare a ragionarci, non lo so. Escluderei però uno. Incontriamo i carovanieri intanto. Escluderei lo scontro diretto però. Parliamo col venditore. Diamo un'occhiata. Questo cos'è? Bandana mimetica. Pesce cornuto. Beh, dai, ti vendi. Allora, potrei venderli. Cioè, sta Nagant. E anche sto fucile da caccia. Perché, a parte che usa i 7,62, io non ne ho. Però, cioè, non sono proprio bravo. Quindi, io direi che glielo vendiamo. Questa magari ce la teniamo la benzina. Ma la vodka, io gliele venderei. Le bottiglia d'acqua va bene. Perché alla fine è questo che pesa tanto. I calibro 30 ce li teniamo. Ah, ma i 7,62 sono questi. Per 39. Però. Non so. Vabbè, la cicca la vendiamo. Sta bandana. Sale. Magari togli il fucile e riprendiamocelo. Ok. Stiamo così, non è che l'ho. Vabbè, la polvere, dai. Non è che l'ho venduto tanto, però. Ok. Devo salire un po' con le armi.
Ok, se andiamo qua. Poi dovremmo arrivare al bunker 3, al bunker 317. Krasno è qua giù a sud. Andiamo a vedere sti banditi. Ma un salvataggino lo farei. Nel frattempo vi invito a supportare la serie. Anzi, devo ringraziare gli ultimi 3-4 iscritti degli scorsi giorni. E vi invito a supportare la serie iscrivendovi, appunto, lasciando un commento, per dirmi cosa ne pensate del gioco, dei giochi in realtà. E anche lasciando un mi piace o non lo so, qualcos'altro, condividendo, insultando, quel che è. Prima di entrare nell'accampamento, però, io voglio girare un po' qua per vedere se magari trovo. A parte che qui, no, mi sa che è proprio dove sto andando io che si entra. Vediamo qua, io controllo sempre il lato della strada perché prima ci potrebbero essere degli animali mutanti da eliminare. Vediamo. Oh, qui sono delle guardie. Sono tutti ben armati questi. Quello che cacchio c'è, un MP40, cioè. Da qua immagino che si uscirà. Ci sono dei funghi qua. Ah, vediamo cosa c'è qui. Questo è un edificio un po' isolato, magari c'è qualcosa dentro. Tanto raccogliamo sti funghi. Ehi, dove sei? No. Fungo velenoso. Okay. Qua ce ne stanno altri. Magari c'è qualcosa sotterrato, non lo so. Ho il badile apposta. Allora, vabbè, qua raccogliamo tutto. Ma al limite vendiamo. Cos'è questo? C'è un. Posso. No, non mi ci fa proprio interagire, però. No, forse o sblocco qualcosa più avanti, o forse è un passaggio sotterraneo che mi riporta qua. Ok. Vabbè, andiamo dai banditi. Passiamo dalla porta principale, però qui c'è un altro edificio. Ma è sfondato? No, no, qua si può andare. Andiamo qua. Sembra tipo un. Tipo una centralina elettrica, tipo uno di quegli edifici. Dove sei, Lucius? Madonna. Stai circonnavigando. L'uomo barbuto sputa e punta minacciosamente il suo fucile contro di te. Dove pensi di andare, amico? C'è l'entrata principale. Gli estranei devono passare da essa. Faresti meglio ad andarci, a meno che non vuoi che ti conficchi un proiettile tra gli occhi. Va bene, va bene. Ma io volevo andare di qua. Io volevo proprio andare all'entrata principale, idiota. Ma prima. Vabbè, cavi. Qua non è che c'è. Però vabbè, sempre roba in sti giochi. È sempre bene raccogliere tutto. Servirebbe uno zaino. Eccoci! Davanti a te si trova un uomo torvo con i capelli rasati. Indossa una giacca imbottita nera. Dopo averti visto, sputa per te. Cioè, lo sputazzo è proprio è l'etichetta del campo. Sputalo tutti. Per terra davanti a te sistema la presa sul suo fucile d'assalto arrugginito. Ti guarda freddamente. Ehi amico, cosa ti ha portato in questa zona dei boschi? Un po'
Provo a rispondergli male. Come vanno i tuoi fottuti affari? Vedo che non sei troppo brillante. Pensi che mi calmi vicino a queste porte? Sono la fottuta guardia, ora dimmi chi sei. Vabbè, meglio non provocarlo, ma calmati, sono solo un viaggiatore. Oh, allora sei un viaggiatore, un vero esploratore, eh? Perché sei qui? Oh, grande Strider, parla ora. Mostriamo il passaporto da ladro. Questo pezzo di carta ti dice qualcosa? Dopo aver guardato la carta, sorride e fa alcuni passi verso di te, rilasciando la presa del suo fucile. Hai un passaporto da ladro, vedo. Ora le cose diventano interessanti. Dove l'hai preso? Krasno? Beh, sì, e dove se no? Giusto, queste carte sono create solo da quei dilettanti nella grande città. Non li rispetto molto dal momento che il nostro team non fa nemmeno parte della metropolitana. Quindi chi siete voi? Noi siamo la cosa più vicina ad una forza di legge ufficiale. Il nostro capo aveva già discusso con il consulente commerciale di Krasno. Dobbiamo fare in modo che ci riconoscano ufficialmente, sì, come forza di attacco nella regione. Proteggeremo il confine settentrionale, capito? Presto non dovremo saccheggiare le case dei contadini vicini. Li tasseremo. Nessuno sbandato sarà più in grado di unirsi al nostro potente gruppo. Beh, allora pensa che un uomo con un passato criminale sia l'uomo giusto per te. L'uomo ti guarda con un ghigno. Ti sei agitato subito, amico. Stavo solo scherzando. Sei un tosto figlio di puttana. Abbiamo sempre bisogno di questo tipo di persone in giro. Fingiamo che ti ho dato l'amnistia. Ok, puoi rispondere ad alcune domande? Vai avanti, perché no? Come vanno le cose? L'uomo sorride leggermente e si gratta la testa. Beh, sono qui a guardia del campo. Un po' di aria buona da queste parti, giorno e notte. E parlami di te? Mi chiamo Kosoi e lavoro per Dan. Dan, perché è russo. Ho iniziato anche prima della guerra, dopo essere uscito dal carcere minorile. È una specie di storia triste, se ci pensi troppo. Parlami di questo Dan. È un tizio eccezionale. Anche se non è davvero uno dei ladri di alto rango, ma una leggenda, sai? Un esempio per tutti noi. Parlami di questo posto. È una vecchia fabbrica fatiscente. Non so cosa producevano qui, probabilmente mattoni. Ora è la nostra base operativa, il nostro piccolo esercito riposa qui tra i nostri valorosi tentativi di salvare i villaggi locali da tutti i tipi di problemi. Va bene. Ah no, è io che pensavo ci fossero banditi da queste parti. Non dovresti pensarci troppo, o potrebbe ritorcersi contro di te un giorno. Certo, prendiamo la nostra parte di profitti dai sempliciotti locali, ma spendiamo quei soldi per proteggerli. Queste terre brulicano di mostri, mutanti e di stronzi a sangue freddo. Senza la nostra protezione, quei contadini sarebbero già morti. Beh, ma tutto questo eroismo puzza. Bene, trova un medico e fatti controllare il naso, perché quello che ti ho detto era la verità. Chissà se ci credono davvero oppure, cioè, fingono così bene che ormai. E novità? Ho sentito che l'organizzazione Atom è una cosa vera, dopo tutto. Ho sempre pensato che solo gli sciocchi credessero che fosse vero, ma l'altro giorno ho visto una vasta schiera di soldati con i miei occhi. Stavamo attraversando il villaggio di Otradnoie, e non erano di Krasno o di qualsiasi altro posto che conosco. Sì, molto di cui pensare. Ok. No, parliamo del lavoro. Per quel lavoro? Non sono affari miei, vai a vedere Dan. Denis Denisovic. Denisovic. Lui è il nostro capo, chiediglielo. È in quella casa alle mie spalle, all'ufficio lì. Digli che sei stato da Kosoi e forse ti darà un po' di lavoro. Ok. Quindi io devo convincere i banditi a piantarla di rompere i coglioni. Questo che è Fantozzi, insomma. Fantozzi sembra tipo francese. Non so perché. Allora, intanto gli vendiamo i cavi. Sì, ma non ha rubli. No, allora è il cazzo, non ti do niente.
Davanti a te si trova un uomo abbronzato con un grembiule sporco. Ha un coltello da macellaio nella cintura. Egli mescola qualcosa in una pentola che sta sul fuoco. Deve essere lo chef locale. Dopo averti visto, l'uomo ti fa un cenno con la testa. Ehi, sei venuto per il cibo? Se è così, non posso ancora aiutarti. Devo prima lavorare un altro po' per Dan. Ma se vuoi comprare qualcosa, sei sempre il benvenuto per quello. Ma lo sconto? Oh no, non devi. Non siamo alla mensa dei poveri. Se vuoi del cibo devi comprarlo a prezzo pieno. Vabbè, questo già lo so. Domande? Dimmi di te. Mi chiamo Butin, Petr Butin. Vengo da Kazan, ma guarda dove il destino mi ha condotto. Ho lasciato la mia terra natia perché la vita stava diventando troppo pericolosa e mi sono unito a una banda. Felice di avere un posto nel mondo. Ok, di cosa ti occupi? Sono uno chef. Mia madre era una donna forte, cacciava per vivere. Mi portava sempre con lei nei boschi. Ho imparato l'arte della cucina da lei, come cucinare un buon pesce, come scuoiare un alce, come ottenere della carne trita senza il tritacarne. Posso fare anche diversi tipi di stufato, mia madre mi ha insegnato bene. E si vede, guarda, ci stai facendo un lavoro da donne, madonna. Vabbè, tua madre è una cacciatrice? Lo rispetto. Ti ringrazio, c'è altro? Vabbè, dimmi di questo è. Sì, sono uno chef. Dimmi di questo posto. Era una vecchia fabbrica, ora è il nostro castello. Osserviamo le terre circostanti da qui. È una buona vita, non meravigliosa, ma buona. Improvvisamente il cuoco ti guarda con tristezza e calcia una piccola pietra sotto i suoi piedi. Il mio socio ultimamente è malato. Dubito che tornerà mai a star meglio. Il suo nome è Stenka, meglio conosciuto come Stenka il killer della morte. Qualche pazzoide lo ha fatto a pezzi in combattimento, così ha preso qualche tranquillante prebellico. Penso si chiamasse stimolante Fen o qualcosa del genere. Ed ora è un idiota. Dovresti trovarlo nei dintorni del campo come il fantasma di se stesso. Ed era un tale intellettuale prima che accadesse. Un vero pensatore. Voci dicono che i quattro principali chef vivono nei dintorni. Uno di loro può cucinare ogni tipo di pesce e farlo diventare buonissimo. Un altro è specializzato in insetti mutati. Sa quali parti di queste creature mangiare e quali altre utilizzare per altri scopi. Il terzo chef conosce bene spezie ed erbe. Dicono che può cucinare erbe e semi in tantissimi piatti diversi. E se gli passi qualche orzo, può anche farti un dolce. Ma in pochissimi conoscono il quarto chef, perché pratica l'arte della cucina con qualche carne proibita, quella umana. Ti chiedi come il pensiero leggendario si sia evoluto nella società moderna. Quest'uomo ha sicuramente sentito dei racconti su qualche irriducibile sopravvissuto, ma la sua mente ha preso questa informazione e ha creato questa sofisticata leggenda sui grandi chef. Vabbè, interessante. Vabbè, niente. Tanto siamo saliti. Cioè, abbiamo preso altri punti. Quindi di base. Quasi un pallaro. Potrebbe far compagnia ad Alexander. Ah, giusto, è vero che c'è anche il vescovo Alexander. Alexander il pallaro. Vabbè, Schifus. Qua niente addirittura. Ma questo Dan dove potrebbe essere? Ma no, qua non provo a rubare nulla. Sono ancora poster dell'era sovietica. A parlare con questi. Anzi, no, prima voglio fare una cosa. Voglio provare a parlare con quel Dan. O Dan. Vediamo che ora sono fatte. Ok, possiamo ancora fare perché erano 20. No, in realtà no, siamo. Anzi, no, controllo.
Ah, 10 minuti. Ok, parliamo con questo. Di fronte a te c'è un uomo alto, indossa un abito polveroso con una fondina di cuoio sul fianco. Non assomiglia affatto al resto degli uomini attorno alla fabbrica abbandonata. Sta su dritto, i capelli pettinati e dai suoi occhi traspare una grande intelligenza. Vedendoti, l'uomo sistema la cravatta e dice con tono calmo e misurato: "Ti sto ascoltando. Dan, presumo. In persona, il tuo vero nome, per favore." Dan si accarezza i grandi baffi e ti guarda dritto negli occhi. Immediatamente inizi a sentirti a disagio. Il suo sguardo freddo sembra scrutare direttamente nella tua anima. Perché ti interessa così tanto? Il capo alza un sopracciglio, canticchia tra sé e scrolla le spalle. Questa è la mia fabbrica, conosco tutto e tutti. No, conosco tutti e tutti lavorano per me. Sei un nuovo arrivato, ecco perché sono così interessato, senza offesa. E se non volessi dirti il mio nome, sarebbe un problema, amico. No, nessun problema. Credo che tu sia... Eh? Credo che sia un tuo santo... Ah, diritto. Quello di non divulgare il tuo nome. Bene, buona fortuna sulla strada. Ah, ok, non... parla con uno dei ragazzi. Cioè, non mi ha voluto. Vedi un uomo alto e robusto sulla quarantina. È armato e vestito come uno dei suoi compagni del campo dei banditi, ma spicca un solo dettaglio. Sulla manica della sua giacca spessa c'è una targhetta sbiadita dal sole con il suo gruppo sanguigno. Ovviamente viene da qualche tipo di uniforme. Vedendoti, l'uomo ti guarda come se ti stesse valutando. No, io però volevo. Cioè, davvero non posso più parlare con Dan? Devo vedere. Devo capire sta cosa. Vabbè, comunque. Sì, continuiamo alla prossima. Quindi, cavolo, questa non me l'aspettavo però. Merda. Vabbè, ci penseremo la prossima volta. Quindi un saluto da Lucius, da GDR Land è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao! Знакомый ответ.